Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Friday the 13th Store, ben arrivati i nuovi iscritti. Se ancora non ci conoscete, siamo un canale di collezionismo dove troverete recensioni di action figure come questa che state guardando. Se siete collezionisti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i video futuri. Io sono Davide, con me il mio piccolo assistente Diego, e oggi siamo qua per continuare la recensione sul set di Batman Arkham City targato McFarlane. Ok, questa era la situazione dove eravamo arrivati, quindi abbiamo visto le figure Batman, Pinguino, Catwoman e Ra's al Ghul. Se vi siete persi la recensione, ve la lasciamo in fondo a questa, quindi skippate tutto il video, cliccate, guardatevela e poi tornate qua. Per chi invece l'ha già vista, andiamo avanti. Allora, questi sono i pezzi che abbiamo preso da ogni singola figura e adesso andiamo a costruire il nostro Solomon Grundy. Allora, partiamo dal pezzo principale, ovvero il corpo. Poi prendiamo i piedi, così almeno sta in piedi da solo, quindi il piede destro. Ok, una gamba è messa, prendiamo l'altra. Perfetto, e le gambe le abbiamo messe, quindi una volta inserite per bene, questo è il nostro risultato. Poi prendiamo le braccia, una a destra e una a sinistra, inseriamo nel peg, inseriamo il gilet, ok, poi inseriamo l'altra e questo è il nostro body. Poi per ultimo la nostra testa. Allora, facciamo una panoramica, questo è il nostro bestione, il nostro Solomon Grundy, che ricordiamo che è una sorta di Hulk della DC, nato un po' diverso da Hulk, però comunque ha tutti i suoi poteri e tutte le sue abilità. Quindi quando si arrabbia diventa più forte, si cura, diventa più duro, eccetera eccetera. Allora, i snodi nella testa, vediamo un po' come risultano una volta montato. Quindi può guardare giù, su, le braccia possiamo ovviamente piegarle, se piegandole si può succedere che si stacca il braccio, lo rimettiamo, nulla da preoccuparsi. Poi abbiamo lo snodo qui, il gomito, le gambe ovviamente non è che possiamo fare più di tanto, a parte che la stazza non lo richiede, però è ovvio che magari muovendole un po' troppo si possono staccare. Stesso discorso delle braccia, e le rimettiamo. Snodo al ginocchio e ovviamente abbiamo gli snodi anche nei piedi e nella nostra punta. Ok, diamo un'occhiata all'altezza, che sicuramente ve lo starete chiedendo tutti. L'altezza è 21 centimetri. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Solomon Grundy davvero fantastico, e poi soprattutto un bellissimo set. Non siamo obbligati, come spesso accade, a comprare magari personaggi che non ci interessano, anzi soprattutto in questo set sono tutti e quattro dei personaggi chiave, quindi acquistati molto volentieri. Io sono innamorato di Pinguino perché è davvero fantastico, però tutto il set è davvero bello. Solomon Grundy, essendo un insieme di buff montate da noi, sicuramente ha qualche difettuccio di snodi, o più che difettucci, limitazioni, ecco. Però comunque una volta montato sicuramente non verrà più smontato, e poi comunque guardando anche la stazza non è che dobbiamo metterlo in chissà in quale pose, quindi va benissimo così, molto soddisfatto. Forse se l'avessero fatto un pelino un po' più alto sarebbe stato più gradito, però ci accontentiamo. Jason? Allora, è molto bello Solomon Grundy, è la stessa cosa, un po' di difettucci Batman. È molto bello. Bello, eh? Ok, bene, niente, noi vi lasciamo con questi 5 personaggi. Vi ricordo che è stato già rilasciato il Joker di Arkham City, quindi aspettatevi la recensione presto sul canale.
Detto questo, io vi ringrazio come sempre di averci seguito, vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like o un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con Jason. Grazie mille e ciao a tutti! Ciao.